Primo tempo del match tra squadra di calcetto e Anonna Toia. Inizio verso Torino. Torino prova subito il destro. Primo squillo della partita firmato Torino. Nasti! 1-0. Miglio per Nasti, ancora Scognamiglio. Il destro di Scognamiglio sul rimpallo, si spegne di poco al lato. Ieri palla al piede verso Torino, si gira dalla palla a Finizio, vediamo se ci prova. Finizio la dà di nuovo a Torino, chiude Parisi in angolo. Buona questa azione corale della squadra di calcetto. Glielo dici che torni con me? Sì, che se no non è il posto. Torino al centro, Parisi rischia. Sarà di nuovo angolo squadra di calcetto. Andiamo a seguire questa punizione da vicino. Quattro uomini in barriera. Peluso per Scognamiglio. E poi Pastore, la palla finisce nei piedi di Ciotola. La di Torino angolo. Ciotola! Dopo il palo Ciotola ribadisce rete ed è 2-0. Nonna Toia. Dopo Nasti firma Ciotola. Buono Torino, ruba un'ottima palla a Scognamiglio. Torino, la deviazione sul tiro di Nanni Torino, sarà angolo. Squadra di calcetto che non sono mai usciti dalla partita nonostante il doppio vantaggio a Nonna Toia. Passa al centro la palla di Finizio sul fondo per Luca Torino. Inizio verso Artina, sale bene Artina, prova il mancino! Il mancino di Artina che festeggia in telecamera, si va sul 2-1, accorciano le distanze, la squadra di calcetto. Inizio verso Torino, vada Luca Torino, sale ancora Torino, prova il destro. Inizio verso Torino, sale Gianni Torino, prova il destro. Squadra di calcetto pericolosissima, queste ultime battute del primo tempo. Bene qui Artina, salta Nasti, la cede a Luca Torino, verso Gianni Torino che prova il destro. Pastore, poi Nasti, Bardieri, gli strappa il pallone dai piedi. Torino verso Luca Torino, si gira, va da Artina, è monologo squadra di calcetto. Andrà Luca Torino, palla nei piedi di Artina che prova il destro. Parisi e assalto squadra di calcetto. Torino verso Luca Torino, se la porta sul destro, il palo di Luca Torino. Nonna Toia in netto affanno. Peluso guadagna un... Finizio verso Barbieri, nuovo per Finizio. Finizio per Luca Torino, sale Torino, il numero di Torino che prova il destro. Parisi in qualche modo e poi Gianni Torino. Squadra di calcetto che meriterebbe anche qualcosa di più del pareggio e invece perde ancora 2-1. Ancora Torino, esce benissimo Luca Torino. Uno dei migliori in campo in questo match, Luca Torino. Scognamiglio per Della Monica, La Monica lunga, palla per i piedi di Finizio, verso Gianni Torino, il destro, Parisi e poi Luca Torino ancora. Sarà a fondo Luca Torino al centro,
per Sortina, il destro di Attina. Parisi bombardato, entrambe le parti. Pastore verso Ciotola. Buono qui il numero di Ciotola su Torino. Attento Attina verso Luca Torino. Ancora Parisi in qualche modo. Ancora Nasti. Si trova la palla lì verso Ciotola. Ciotola! Attina salva in angolo, finalmente il break della nonna Toio. Vai a qui Torino! Regala il pallone a Nasti sul primo errore della squadra di calcetto. Nasti fa 3-1, meritatissimo. Torino per Gianni Torino. La palla finisce ai piedi di Torino, che fa 3-2, meritatissimo, si accorciano le distanze. La palla di Ciotola sulla traversa, poi Peluso, prova il mancino Peluso, Artina, si sono svegliati a nonna Toio. Va a Finizio col destro di un soffio. Palla viene deviata in aria. Parisi lunga verso Nasti. Il gol di Nasti. 4-2 di Nasti. Fallo di Ciotola Torino verso Luca Torino. Il destro. Sale Scognamiglio, fermato da Artina. Ancora Artina verso Gianni Torino. Il miracolo di Parisi sul destro di Gianni Torino. Artina! Un gol fantastico di Artina. Si va sul 4-3. Fermate il pallone. Fermate il pallone. E la rete di Finizio che trova il 4-4, quasi sperato 5 minuti fa. Parisi cercare Ciotola, palle di Torino, Torino verso Gianni Torino, Parisi, il miracolo. Siamo con Parisi, migliore in campo match squadra di calciotto a nonna Toia, grandissima partita, nonna Toia era in vantaggio, poi nel finale recuperati, alla fine un pareggio, ma l'ultimissimo secondo, miracolo, raccontaci, partiamo da lì, partiamo da quella parata che ha salvato. È stato un miracolo, pensavo che stavano facendo due gol. Non sai per chi prima cosa. Alla fine è vero che vi hanno schiacciato, però l'ultimo secondo potevate perdere, hai fatto una parata che ha veramente del miracolo, forse non ne hai mai fatte di così carine. No, le ho fatte così carine. Senti, dopo questa partita cosa ne pensi? Dove potete arrivare? Squadra, avete affrontato una squadra forte di quale livello? Speriamo come vecchi tornei almeno di arrivare sempre più in alto. Va bene, allora complimenti, medaglia per te, bocca al lupo, ciao, bravo.